Buonasera, intanto scu mi scuso se sono in maniche di camicia, ma... Eh, sono stato sorpreso dal caldo arrivando qua. Arrivo da San Giobbe, per cui dall'estrema Tulle della città. Allora, secondo incontro nel corso di storia dell'arte veneta del 2022, le motivazioni per cui sia stato messo al centro corso di quest'anno Canova sono già state dette l'altra volta e comunque sono intuibili essendo 200, 200 anni dalla morte. Eh, oggi a parlarne per questo ciclo di incontro che è organizzato dall'Ateneo Veneto e dall'Associazione Amici dei Musei ci abbiamo Nico Stringa. Allora Nico Stringa è a voi tutti conosciuto, è stato Professore di storia contemporanea dell'arte contemporanea a Ca Foscari, ora in quiescenza, ma neanche tanto perché continua a fare cose. L'ultima o la penultima, perché comunque un vulcano di idee è stata qui all'Ateneo Veneto dove ha coordinato, organizzato un convegno proprio su Canova a Venezia. A me non rimane altro che ricordare. Solamente così, qualche cosa di personale, quando negli anni '90 io allora ero al, alla biblioteca, al, al museo Correr e mi coinvolse in un secondo me operazione assolutamente importantissima: che è stata l'edizione dell'Ottocento della pittura del Veneto, quella di Electa. Che è diventato un caposaldo ancora oggi per quanti vogliono fare ricerca sulla pittura dell'Ottocento nel Veneto. Tutto questo poi è stato preceduto o seguito anche da un'importantissima mostra sull'Ottocento fatta a Treviso, insieme all'altro grande protagonista della critica dell'Ottocento che è Giuseppe Pavanello. Quindi abbiamo eh, Oggi qui una persona che domina assolutamente questo periodo e che tra l'altro in questo momento è anche al lavoro per una sceneggiatura di un filmato organizzato anche questo dall'Ateneo Veneto su finanziamento della Regione del Veneto che ha più o meno lo, lo stesso titolo dell'incontro di oggi, e cioè per un itinerario canoviano a Venezia. Si sta proprio lavorando a, questo, a questa sceneggiatura e poi al filmato che ne seguirà per avere un punto fermo su, questo, su questa problematica, un punto fermo che poi noi vorremmo che venisse, anzi vogliamo, e sarà fatto, che venisse poi pubblicizzato non solo... Nell'ambito qui cittadina, neanche nazionale, ma che andasse proprio diretto a quelle che sono le comunità italiane all'estero e quindi ai circoli di cultura all'estero, a tutto quello che, a tutti coloro i quali amano da fuori la loro patria italiana. Io a questo punto cedo la parola a Nico Stringa e a voi buon ascolto. Grazie. Grazie, grazie, buonasera. Sì, mh, era inevitabile che qualcosa a Venezia fosse fatto in ricordo dei 200 anni della scomparsa. No? Quindi un giorno ho trovato Camillo gli ho detto Camillo, guarda, e allora è nato un convegno e adesso anche questo filmato che eh, mi fa un po' tremare le beni poi sai che sono in mano di un giovane regista che è qua presente, quindi speriamo in ben. E, Ecco, il, quindi stasera faccio così una specie di via di mezzo tra l'intervento del, diciamo, del convegno, che poi pubblicherò molto più dettagliato ovviamente, con tutti i riferimenti a quelli che mi hanno preceduto e che ci consentono oggi di studiare questo artista in maniera totale, e invece quel filmato che ho in mente che non mi fa dormire di notte perché non sono abituato. A, diciamo, a esibirmi, no, mentre ci sono dei personaggi che girano, no. Come sappiamo che si divertono moltissimo, invece, no. Bene, quindi, eh, dato che siamo in vena di centenari, ce n'è anche un altro perché sono 250 anni da quando Canova, partito da Possagno, arriva a Venezia. Va bene, non sappiamo l'anno esatto ancora. Diciamo, sappiamo ormai tutto di Canova. Eh. Quando, tra qualche anno, sarà finita la pubblicazione dell'epistolario canoviano, curato da Bassano, da vari no, studiosi, saremo proprio, penso, arrivati al culmine, della... perché le lettere di Canova, vengono pubblicate le lettere di Canova e di suoi corrispondenti. No. E certi, in alcuni casi anche importanti, dei corrispondenti tra di loro, anche se non è una lettera inviata a Canova, perché se sono interessanti le informazioni che si scambiano. Per cui si può fare ormai una vita di Canova e una è appena uscita di 500 pagine, no. proprio quasi giorno per giorno, perché in più questo artista, come saprete, che è stato tacciato di non saper scrivere, no, che non è niente vero, è falso, come tante altre falsità che sono state diffuse. No, così nei momenti magari di sfortuna dei suoi confronti, teneva una serie di diari, di annotazioni, no? e quindi sappiamo moltissimo. Forse il periodo di cui sappiamo meno è proprio il periodo su cui ci siamo concentrati nel convegno e anche stasera, cioè momento, i dieci anni che ha passato a Venezia, dai dodici circa, non sappiamo se è arrivato a undici, dodici o tredici, comunque insomma sono 250 anni circa, fino a l'ottobre del 1779 quando parte avendo 100 zecchini in tasca perché ha guadagnato qualcosa con il dedolo e Icaro e va a Roma no. quindi si trasferisce a Roma quel mese che passa a Roma è un mese decisivo perché capisce che dovrà continuare a abitare a Roma Venezia non è diciamo una città per la modernità no? e questo gli dispiacerà anche molto perché per lui Venezia con le sue parole è la mia patria, soprattutto quando i francesi la distruggono no, e quindi sono lettere strazianti no, dove dice appunto non devo pensarci se no non dormo più eccetera, non ho più voglia di vivere. Quindi eh, parliamo un po' di questi dieci anni che sono decisivi perché è un ragazzo che ha all'incirca 12 anni, che ha già avuto un apprendistato in una bottega. Eh, diciamo lì vicino dove abitava a Pagnano, di questi scultori che si chiamano i Torretti. Va bene? È diventato una sorta di firma perché questo studio dei Torretti qui a Venezia in campo Santa Marina o nelle vicinanze viene aperto nel 1706 dal primo di, questi, di questo qua che si chiamava Torretto. No? Dopodiché, quelli che seguono prendono, tengono questo nome perché ormai è una firma, è una garanzia di qualità della scultura che viene praticata dentro questa bottega, come una bottega medievale, rinascimentale, anche all'epoca, cioè Canova, 1770 circa, nato nel 57, come sapete, no? quindi a 12-13 anni, fa alcuni anni di esperienza come garzone di bottega, da questi torretti che è una vita dura, lo fa dire lui stesso perché Canova, sapete, quando muore escono... Cinque o sei biografie sue nel giro di un anno o due, no? Però lui aveva dettato, in grosso modo, la sua eh, biografia a uno lì a Roma a, tra il 4 e il 1804 e il 5 e non sappiamo neanche chi è questo benedetto persona che ha fatto questa trascrizione, però là ci sono molte notizie interessanti. No, e là dice, io dai torretti ho fatto una vita dura non è che mi faceva solo scolpire, eccetera, mi faceva fare anche tutti i servizi, magari per la casa, pulire lo studio, eccetera. La vita di Garzone di Bottega, dura come tutti. No, non adesso non più, ma allora sì. E, eh, però bisogna anche dire questo: eh, è stato costretto lui a venire a Venezia? No, è stato lui a volere. È un ragazzo giovane che ha una forza di volontà incredibile, come l'avrà sempre per tutta la vita. Voglia di migliorarsi in continuazione. Canova è un artista difficilissimo, il bello ideale, va bene, che viene proclamato come punto fermo di questi, di questi artisti, che 50 anni dopo la sua morte verranno chiamati in modo disprezzativo neoclassici, ma loro tra di loro si chiamavano o classici o moderni, perché era lo stesso, la modernità era nella lettura nuova della classicità. Quindi... Chi ha inventato no, il neologismo neoclassici ha voluto fare un dispetto, era un momento di sfortuna totale nel momento della seconda metà dell'Ottocento, ma è logico, Mi, potremmo stupirci del contrario, cioè che nell'età del realismo, del positivismo, eccetera, no, venisse fuori che eh, Canova era l'artista più ammirato, ma sarebbe un controsenso assoluto. No. Quindi non stupiamoci di queste no, saliscendi della fortuna critica e del gusto, come si dice, ma guardiamo le cose come sono. Il bello ideale è un concetto difficile ed è una forma difficile da raggiungere che solo Canova, possiamo dire, nel mondo ha saputo fissare in uno stile particolarissimo. Perché il bello ideale non significa bellissimo, eh? significa selezionare un oggetto, una forma, eccetera, in modo tale che ne venga fuori un risultato che ha una valenza universale. Per quello ancora adesso noi ci incantiamo no, di fronte a queste sculture, oppure magari non ci, non ci colpiscono, perché appunto il bello ideale non è il bello e non è neanche l'ideale, è la sintesi di questi due aspetti che è il risultato di una continua lotta anche per Canova di miglioramento e di appinamento di questa idea. No, perché non, non bisogna credere che sia facile capire che è nuovo, è difficile. Difatti ci sono cascati, anche persone molto intelligenti e sensibili, no, che l'hanno troncato perché non hanno, voluto, non hanno avuto la forza e la volontà di mettersi in quest'ordine di idee di questo periodo particolare, che ha il suo culmine nella Roma classica o neoclassica, no? nella Roma di questo nuovo classicismo potremmo dire, adesso per noi neoclassicismo non è più un termine negativo, no, anzi è un termine positivo, quindi possiamo usarlo tranquillamente, però questa parola ha dentro di sé questa riserva negativa, come quando è passato quel giornalista no? nel 1874 alla mostra degli impressionisti nell'ex studio del fotografo Nadar a Parigi e ha detto ma questo è impressione soleil levant di Moneno, ah questa è un'impressione, ma allora è un impressionista, è giù una bella risata, però per noi non fa nessun effetto, noi accettiamo volentieri, no, questa terminologia, anzi già da allora è stata accettata. Quindi questo ideale neoclassico viene fuori nella Roma dell'epoca, non certo a Venezia, e neanche Canova nei dieci anni che è stato qua, per quanto si sia esercitato sui modelli classici, va bene, però il clima qui, il gusto diffuso non era quello, e gli è bastato passare un mese a Roma e parlare con gli intenditori, con i pittori, a con gli intellettuali, no, per capire che doveva immergersi veramente in quel clima lì. No, non è che basta sapere una cosa per un artista, è importantissimo il clima, no, i committenti che sono, hanno già un gusto neoclassico o classicheggiante e che quindi lo lanciano. No, per primo Girolamo Giuliano, questo ambasciatore della Serenissima, perché attenzione, qui ha fatto la vita dura per dieci anni. Come sbarca a Roma, Come sbarca a Roma? è d'accordo con Girolamo Giuliano di andare presso di lui. Lui la prima notte va a dormire dai frati, però poi il giorno dopo si presenta a Palazzo Venezia, no, di eh, brutta memoria per noi dopo tanti, tanti secoli. Ma eh, pensate che, che palazzo, non c'era il vittoriano, no. anche Roma era intatta come Venezia quando lui arriva era una città intatta, una città d'acqua strepitosa, bellissima, no? e questa passeggiata ci è, mi è stata, lo so cosa è successo in questi 250 anni a Venezia, lo sappiamo, no? però anche verificarlo passo per passo è molto interessante perché si vede che, come giustamente ha detto un mio conoscente, Venezia è stata per non avere... Le periferie vicino no. è stata la città dove si è costruito di più tra i centri storici italiani. Eh sì, e si continua ancora, come sapete no? eh, nel gasometro là tra poco partirà un altro missile. No, di quelli per, non so cosa faranno, faranno qualcosa che non dovevano fare, sicuramente. Bene, ecco. Roma è una città di 80.000 abitanti. Quando arriverà? Canova nel, nel novembre del 1779 ha 22 anni, invece quando arriva a Venezia, nel 1770, mettiamo 70, 71, no, ne ha Venezia ne ha quasi 150.000, è la città assieme a Napoli più popolosa d'Italia, è una città che brulica di vita, va bene, in una vita intensissima anche un po' pericolosa per un giovane. La nonna Caterina Ceccato no, è molto preoccupata di questo fatto che questo ragazzo vada a finire i torretti loro li conoscono no, perché lo hanno già affidato per qualche mese lì a Pagnano a esercitarsi così nella scultura però no, la madre l'ha già persa perché si è sposata di nuovo quando lui aveva tre anni e mezzo no, perché il padre è morto giovanissimo di Canova quindi questo ragazzo è qui in balia di questi conoscenti no, questi scultori e chissà che perché Venezia è una città con molti pericoli diciamo no a partire anche dai costumi un po' magari eccessivamente liberi. Quando Canova eh, perde il padre a tre anni e mezzo, si dice nelle vite no, è stato affidato al, pa al nonno paterno, no, Pasino, Pasino Canova, il quale eh, era uno scappellino, anche mezzo architetto, sono que queste famiglie sono molto eh, abili nelle costruzioni e così via. E ma non si dice invece la verità, Canova, tre anni e mezzo è stato affidato solo a un altro che a Pasino, a Caterina Ceccato, e questa è la donna che lui ha nella sua seconda madre, no, è Caterina Ceccato, perché sua madre, sua madre si è allontanata e si è sposata di nuovo, avrà un figli, dei figli, tra cui l'abate, che a partire dall'inizio del 1800 andrà a Roma si trasferirà là e allora anche la di Canova cambierà perché gli farà da segretario, qualche volta le lettere le scrive a lui e così via. Però ecco, fino al 1800, fino a gennaio del 1800, Canova, no, dal 1779-80, è là a Roma, in questa piccola città dove c'è popolo, il popolo romano no? e dove ci sono grandi nobili e un numero perfino eccessivo di ecclesiastici, eccetera, il Papa e tutta la, la struttura ecclesiastica. Però c'è l'immersione da parte di Canova nel clima classico. Va bene, se lui va fuori dal centro o vede scavare una vigna, da là è sicuro che se aspetta un po' viene fuori una scontura antica, cioè è una cosa incredibile quel momento lì. È una cosa incredibile per Roma. Qui non puoi scavare niente, qui non c'è niente, qui non c'è archeologia, non ci sono rovine. Là invece nella Roma dell'epoca ci sono le rovine, c'è stato Piranesi. Una figura enorme di un artista gigantesco, no? E quindi lui arriva anche preparato, e c'è una comunità di veneti importantissima che hanno un grande potere, va bene? Di Bassanesi e veneziani. Bene, invece quando arriva qua, cosa fa? Vedete, questa è la, il forestiere illuminato, una pagina con incisione di queste guide turistiche che dal 1740 hanno avuto una fortuna enorme, sono state ristampate in un numero. Incredibile di, di edizioni, no? tra l'altro anche, cioè non è che sono librettini così, questa edizione qua che io ho portato, portato sì, che ho visto alle Querini Stampalia, no? del 1772, lui tra l'altro ce l'ha nella sua libreria, no, nella sua biblioteca. Canova. Quindi Pannello, tra le miliardi di cose che ha pubblicato su Canova, ha pubblicato anche la biblioteca di Canova. La biblioteca di Canova è una delle due biblioteche che a noi interessano moltissimo, perché una è la sua, anche se è a Roma, no, e l'altra qui a Venezia è quella di Leopoldo Cicognara. Queste due biblioteche si sono salvate, quella di Cicognara, integralmente perché lui ha scritto un libro straordinario sulla sua biblioteca, dove fatto niente, ha fatto legno, e l'ha venduta. Per fortuna è la Biblioteca Vaticana dove è conservata. Però si può, questo libro suo, diciamo questo elenco straordinario, vediamo che Cicognara ha venduto i campi nel Ferrarese, no? ha venduto molti campi per ehm, acquistare i libri che aveva acquistato. Canova ha un'altra ehm, biblioteca molto importante e noi vediamo, per esempio, è interessante vedere che questo volume qua del 1772 il proprio illuminato lui ce l'ha. Ce l'aveva, l'ha comprato subito, non credo. È un volume di 500 pagine con incisioni, quindi molto costoso, però dopo, appena ha avuto la possibilità, si è comprato. E anzi ce l'aveva in tre edizioni. No. Ecco, quindi questo lavoro di Pavanello è stato importantissimo, perché noi sfogliamo e vedremo subito che poi è un'altra cosa importante nella sua biblioteca. A parte che uno scorre e vede, no? Non so, alla prima edizione dell'ortisi di Foscolo. Beh, insomma, interessante, no? E si vede. Che apertura aveva Canova nelle sue scelte di lettura, non ha solo Pindemonte, non ha solo Omero, non ha solo i classici, no? No, no anche quelli che sono i classici moderni, tipo appunto quella meraviglia di libro che è appunto eh, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Bene, e vedete, questo un forestiero illuminato così ci accompagna nel nostro viaggio, quello che farò con l'amico Zanessi, che è qua presente, no? Perché. Si dice appunto veduta di Venezia, no, Venendo dalla parte di Mestre, no. Fa un certo effetto, vero? Sentire la parola Mestre, no? È così nel 1772, ma già prima, no. E fa effetto anche in una lettera di Canova, dove dice, a, non mi ricordo adesso a chi, io, sì, all'architetto Selva, suo amico. Ma vieni a Roma, gli dice, ma come fa Francesconi, viene a Roma con una tale facilità come se andasse a Mestre, eh, ma queste Queste. Parole qua messe in bocca a Canova no? <ride> sono straordinarie secondo me per dare il senso anche della vita quotidiana di lui che lavora dalla mattina alla sera come dice lui come una bestia va bene? e dopo dicono che scrivo male ma io faccio sculture dice no. ma tra l'altro per essere un autodidatta perché da giovane da piccolo non è che ha frequentato le scuole dei gesuiti no è a postagno in questa famiglia un po' in difficoltà perché Pasino Canova ha combinato un guaio, cioè ha voluto mettersi a fare l'imprenditore, cose della seta, non so, i bachi della seta ed è fallito. E quindi eh, le cose in famiglia non vanno bene, no? Insomma, per una serie di motivi Canova ha questo imprinting sulla scultura, va bene fin da bambino, si potrebbe dire, e quindi eh, non c'è possibilità di dubbio è lui che vuole venire a Venezia. Perché era impossibile costringere un bambino di 12 anni a allontanarsi da casa, da Possarno e a venire qua. No, non, è, no, non è ragionevolmente ammissibile. No? Ecco, allora abbiamo questo viaggetto che fanno e, e anche noi cercheremo di farlo nel filmato, per cui si avviano per Rio, qui del, di Cannareggio e entrano in città, in barca ovviamente, la città è intatta. Cioè non c'è il ponte ovviamente della ferrovia, figuriamoci, non c'è niente. No? Cioè, le vie d'acqua sono doppie di quelle di adesso e così via, e soprattutto siamo prima dell'invasione napoleonica. Quindi tutte le chiese sono là, quasi tutte, qualche chiesa è stata abbattuta, qualche convento anche della Serenissima, dalla Repubblica oligarchica. Diciamo chiaro, eh, perché quelli che credono che la Repubblica Venezia fosse una democrazia si sbagliano: è una Repubblica oligarchica, va bene, che dove ci sono, certo, un certo tipo di legami, di vincoli e così via. Bene, allora noi li seguiamo e arrivano facilmente con la loro barchetta, sono venuti da, da Possagno con, una, con qualcosa a Treviso, a Treviso hanno fatto il terraglio, arrivati a Mestre, sono montati in una barchetta e sono arrivati qua, in eh, calle, fondamenta delle erbe, perché eh, siamo a Santa Marina, perché il, lo studio dei torretti è nel campazzo delle erbe che adesso non c'è più e si fa anche fatica a individuare il posto però questa fondamenta delle erbe vedete il palazzo Van Axel no? quindi questa è la zona dove c'è questo studio di una certa dimensione anche perché vedrete che sculture fanno i torretti là dentro no? fanno delle sculture anche monumentali e dove probabilmente come in tutte le botteghe hanno i modelli no? hanno i modelli per queste sculture quindi non è che Canova sia stato l'unico ad avere questo grande studio con i modelli lì, tutti in questo grande studio che aveva in centro a Roma, come sapete, no? eh, e eh, una laterale di Via del Corso, e a un certo punto lui è andato anche a abitare proprio in Via del Corso, quindi aveva casa e bottega, diciamo. E, ecco, quindi arrivati qua, arriviamo in Campo Santa Marina. Come sapete Campo Santa Marina non ci dice più niente, cioè ci dice assai poco perché non ha più niente di caratteristico, perché? Ma perché hanno abbattuto... Hanno chiuso prima e trasformato in un'Osteria, poi eh, abbattuta dagli ostriaci, quindi chiusa dai francesi, abbattuta dagli Austriaci attorno al 19-20 1819-20 hanno battuto questa bella chiesa antica col campanile romanico che vediamo nella eh, pianta di Jacopo De Barbari no, e che sporgeva, anche, vedete, verso il campiello, e, e quindi lui è arrivato. Quindi, lui che anche da adulto. Prima di andare in studio al mattino a Roma andava a Messa, va bene, è un cattolico praticante. Qui figuriamoci, questa è la parrocchia sua, questa è la chiesa dove dentro c'erano tra l'altro dei monumenti molto importanti che sono in parte meno salvati e sono da quella volta sono in San Giovanni e Paolo. No? Però, come sapete, dal campo Santa Marina a San Giovanni e Paolo sono 50 metri, no? si gira si poi al ponte e si arriva in campo. Lì c'è il Panteon della civiltà no, veneziana dentro quella chiesa, quindi qua dentro già aveva abbastanza da vedere, poi a San Giovanni e Paolo non ne parliamo, questo è un ragazzo che eh, è pronto, secondo me, già per essere venuto qua, beh, a parte che sarà incantato da questa città particolarissima, però è una città dove non ci sono ancora i musei come li intendiamo noi, mentre ci sono già a Roma, no. e però ci sono decine e decine di chiese che sono dei musei aperti, no. No, come adesso purtroppo sono sempre aperti e quindi può vedere tutte le sculture che vuole. Tutte le pitture che vuole, per esempio, beh, a San Giovanni e Paolo, può vedere il San Pietro Martire di Tiziano, che era considerato il più bel dipinto del mondo, no, che è andato bruciato, come sapete, nel 1867, mi pare, no, nella, era nella cappella del Rosario. Pensate cosa vede nelle chiese no, di Venezia. Tutto. Per cui è inutile neanche fare un elenco perché ha a disposizione questo museo straordinario di questa città. E, ehm, e ha poi un'altra fortuna che è molto importante dire, no? lì al, nel laboratorio dei Torretti c'è già da due anni un ragazzo che ha due anni più di lui, è nato nel 1955, come ha precisato Piscopo, che è venuto a fare un intervento anche interessante. No? ha precisato che non era veneziano perché episcopo è una roba terribile giustamente e quindi no, intanto era nato a Burano, era nato nel 1955, quindi non so se Burano lo sanno ma glielo faremo sapere, hanno una figura importantissima per la vita di Canova, il suo più importante collaboratore, scultore e ehm, amico. No. Quando Canova si allontana da Roma perché c'è la rivoluzione no, così Giacobina, diciamo, a Roma, e lascia lo studio per un anno e più. Chi è che glielo sorveglia? Antonio D'Este. Qui lo vediamo, è un ritratto che si è fatto fare per entrare, diventa membro dell'Accademia di San Luca, e vedete sullo sfondo chi c'è? C'è il ritratto che lui stesso aveva fatto di Canova. No, quindi questa ombra benigna che in effetti gli è stata decisiva anche per lui. A un certo punto smette anche di scolpire perché. Eh, e si dedica totalmente alla cura dello studio. va lui a Carrara molto spesso a scegliere i marmi. Poi torna. Sorbet... C'è molto da fare nel laboratorio di Canova a Roma: è una roba spaventosa a pensarci, no? i rapporti che bisogna avere con tutte le personalità e così via. E questo Antonio D'Este lo trova là, questo ragazzo che ha due anni più di lui, quindi è più avanti. Poi lo ritrova all'Accademia, poi lo ritrova a Roma perché Antonio D'Este non sarà un genio come Canova, però fa la stessa strada va anche lui a dei torretti frequenta l'accademia la sera e poi appena può va a Roma Roma è la città moderna pensate alla contraddizione no? perché là c'è l'antico e quindi eh, beh, le contraddizioni sono il fulcro della nostra vita se no, se tutto fosse principio di non contraddizione sarebbe troppo facile no? si, A uguale A, ma no è impossibile, se no non si sposerebbe nessuno oppure non so, va Ecco, questo è Antonio Deste, quindi pensate cosa vuol dire per un ragazzo che trova là questo ragazzo buono, simpatico che è Antonio Deste, scultore anche lui, che li fa da guida nella città, no? E quindi cominciano le escursioni, possiamo immaginare così via. Ecco, e che scultura si fa nello studio dei torretti? Ecco qui sono andato appunto a sentire anche gli esperti, tra l'altro Monica De Vincenti ha fatto una importantissima relazione l'altra volta. E i torretti ovviamente fanno una scultura tardo barocca però sono degli scultori bravissimi, eh. attenzione perché Canova è Canova ma <ride> qui eh, questi qua facevano delle sculture che sono ai massimi livelli, lo diceva parlavo con Simone Guerriero, il dottor Guerriero anche oggi e ieri no, di questi problemi, che lui è un altro esperto assieme alla moglie Monica De Vincente di questa tematica no, e finalmente faranno il primo libro adesso va bene, non importa beh sono degli scultori di primo livello, Marchiori, Gai e tutti gli altri, ma anche questi torretti, cioè hanno uno studio che non è l'ultimo studio così, ma i torretti, no, 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 calma, sono bravissimi scultori, hanno già fatto tra l'altro delle sculture che sono nel giardino a, ehm, ai pradazi di Asolo, nel giardino della villa dei Fagliere. No, quando noi diciamo Fagliere diciamo il grande Giovanni, senatore della Repubblica. Giovanni Fallier, a cui Canova ha fatto la stele funeraria, eccetera, che è nel museo adesso della Sacrestia del San Capo Santo Stefano, però che in questi giorni è a Bassano alla mostra canoviana. Bene, e, ehm, per esempio, dunque, ne abbiamo in tutte le chiese, quindi è stato, cosa avrà fatto Canova appena arrivato? Gli avrà detto, penso, Antonio d'Este, andiamo a vedere, mostrami dove sono le sculture dei torretti in questa città. No, e avrà fatto il giro, logicamente. La prima cosa, si informa, guarda come fanno questi qua, anche per, mano a mano che matura, per non fare più come loro. Però non è che loro siano sbagliata, no, fanno qualcosa di sbagliato, fanno una scultura del loro tempo, di altissimo livello e basta andare in qualsiasi chiesa. Anche sono andato a fare una conferenza a Prata Polesine. No. Nella chiesa di Prata Polesine ci sono delle sculture di questi scultori qua. Anche sono, ma, ma, non è che Canova è l'unico che faceva l'ultima mano alle sculture, eh? Queste, questi sono hanno ovviamente gli stessi procedimenti. Probabilmente avranno, magari partono dai modelli più piccoli e poi scala fanno il modello Albero. Mentre Canova sappiamo, fa il modello. Uno a uno, no? Fa il modello in grande, ma però, come vedete, questa è la chiesa di San Pantin, quindi dovremmo averla vista anche durante la biennale. Oppure, eh, sempre Giuseppe Torretti, no? Qui siamo nella prima metà del Settecento, eh. però queste sculture lui le vede qui nelle chiese, ma può vedere anche magari nei modelli che aveva dentro nello studio. Quindi l'umiltà. Che è vicina all'altra scultura in questo altare di Corradini, perché tra l'altro Corradini, come sapete, è veneziano: no, prima di allontanarsi dalla città, in quei pochi capolavori e di andare a Napoli, fa eh, quello che sappiamo. Quindi vedete, hanno un gusto no, per il panneggio straordinario, proprio una magnificenza in questa figura. No? Sarà anche l'umiltà, ma insomma, sì, sarei contento anch'io di essere umile così. No? Con questo portamento monumentale e anche veramente di grande petto no? senza però le esagerazioni magari della produzione precedente. Ecco pure Torretti adesso è stato restaurato, quindi fa anche delle cose più classicheggianti. Diciamo come lo sposalizio della Vergine nella Cappella del Rosario era stato danneggiato dall'incendio nella seconda metà dell'Ottocento e vedete qui e magari addirittura più classico, guarda addirittura indietro, no? ha una impostazione più classicheggiante. Oppure fanno, guardate cos'è questa scultura che ci serve. Questo è il Duomo di Udine, no? è il monumento al Beato Bertrando. Siamo all'inizio del Settecento, però, questo è un capolavoro assoluto. Una fattura meravigliosa. E qui ci interessa questo perché vediamo dopo cosa farà no? a proposito di questa posizione semidistesa. Il Giovanni Ferrari a proposito del monumento Emo di cui Canova darà un'altra interpretazione. Ecco, poi Antonio D'Este lo informa che a Venezia c'è un palazzo che è fatto per i giovani artisti. Voi sapete che a Venezia abbiamo la Fondazione Bevi L'Acqua La Masa che dal 1908 fa le mostre, o almeno dovrebbe farle, per i giovani artisti. no? Quindi la duchessa Felice Bevi L'Acqua nel 1898 dona il comune di Venezia, il palazzo di Capesaro, perché si facciano mostre di arti e di industrie veneziane. Bene, quindi è la prima volta? No, non è la prima volta. È una cosa mastodontica, perché solo pensare a Capesaro, dopo però le mostre sono andate via da là, ma prima di allora già, per esempio, Querini Stampalia, seconda metà dell'Ottocento, aveva pensato, il conte, a fare un premio per i giovani artisti, quindi hanno una serie di dipinti e di opere da Querini che sono collegate con, le, con questa idea. E prima del 1860 di Querini c'era stato qualcun altro, certo, c'era stato per esempio il nostro Teodoro Correr, no, che come mi dice appunto la dottoressa Monica Viero del Correr, anche lui ospitava, no, cambia adesso, non è più un premio, Teodoro Correr ospitava giovani artisti nel suo palazzo. No, a diciamo, dove abitava, no? vicino al Fondaco dei Turchi, e dove teneva la sua collezione prima che venisse spostata, eccetera, nel Fondaco dei Turchi e poi al Correr, ospitava giovani artisti e dava loro carta, penna, eccetera. Ma il primo, però, almeno che conosco io, insomma, ma magari indietro si può andare ancora, è stato questo benedetto Filippo Farsetti, no? proprietario di questo popolo di palazzo, proprietario immenso di altri palazzi, una ricchezza sterminata, però aveva pensato bene di raccogliere una collezione importantissima di calchi in gesso delle sculture antiche e di terrecotte moderne, cioè 5, 600, 700. No? E qua dentro teneva a ingresso libero, aveva un bidello che apriva, no? gli studenti potevano andare dentro, copiavano dall'antico, gli dava carta, penna, matita, calamaio, va bene. E quindi c'era questa istituzione che era anche protetta dalla Serenissima, perché era più importante ancora dell'Accademia. Perché intanto l'Accademia all'inizio del Settecento, diciamo la prima età non c'è. No? Partiamo dal 1750 circa, ma soprattutto qui c'era spazio. No? spazio. L'Accademia, dopo vedremo no? il Fonteghetto della Farina, avevano due sculture da copiare. Qui ce ne sono 250 no? e si entra. Uno dei racconti più belli è nell'autobiografia di Francesco Ayez, no? che come sapete nel 1821 si trasferisce a Milano. E diventa professore a Brera, a Venezia non torna più, ed è anziano. Scrive l'autobiografia e dice: Da giovani si andava là, è una cosa meravigliosa. Se il bidello aveva qualche impegno di andare via, ci chiudeva dentro, andava, poi tornava e si apriva. No, ma dico, beh, è una roba stupenda. Nel Settecento è l'istituzione più importante ancora dell'Accademia, perché all'Accademia nel Settecento i maestri vanno qualche ora, no come volontariato, a insegnare il disegno, ma nient'altro, anche gli scultori. Però, per esempio, uno dei maestri, no, nel 1760 così, è anche uno dei torretti. Quindi hanno anche il piede là dentro, quindi quando arriva Canova. No? Però qui comincia a andare anche lui e i più bei ricordi, anche lui li ha. In riferimento a questa esperienza dentro a questo palazzo dove adesso non è neanche facile entrare però siccome fanno i matrimoni no? dopo che ho provato perché ero andato altre volte 30 anni fa però dopo è sempre chiuso allora ho pensato chiedo ai vigili niente da fare non si può entrare il cerimoniale il sindaco bene allora siccome fanno i matrimoni sabato no ho pensato sabato di sicuro c'è un matrimonio e difatti c'era il matrimonio questi stavano uscendo sono entrato vi ho fatto alcune foto no che comunque niente di, niente di che. Però, pensate, da una casetta no, così a Possagno arriva a Venezia Giovane Canova entra quando vuole, va bene, fornito delle strumentazioni necessarie e vede questi interni qua. Queste sono, nell'ingresso monumentale, due sculture, per esempio, no, tanto per così, questa è la scala monumentale e poi in alto, nella, nella cupoletta meravigliosa, se sono gli affreschi e anche i fianchi di Mattia Bortoloni, va bene, un pittore bravissimo veneziano, perché sai, questi artisti qua sono... Adesso comunque a proposito di affreschi, escono, escono i, tre, i tre volumi di Pavanello sugli affreschi nei palazzi veneziani, non so quante centinaia di pagine, 3.000 foto, eccetera. Allora ci rendiamo conto cosa è successo nella seconda, nel, nel 700 a Venezia, ma ah, epoca di decadenza, così. ma non però per gli artisti, no perché hanno fatto una cosa che io spero che l'UNESCO si accorga da questi tre volumi e facciano qualcosa di mondiale, perché bisogna fare un filmato su questi appreschi nei palazzi veneziani, che è un'esperienza che non esiste. Sono, aveva 40.000 foto, Pannello ne pubblica 3.500, non si può eh, no, assassinare anche gli editori, ovviamente. Ecco, e uno di questi è appunto Mattia Bortoloni, quindi anche questo bambino, no, questo ragazzo entra in questo palazzo. Alza la testa vede quello che vede no. e quando arriva su, purtroppo non c'era la fotografia, poi gli eredi no, indegni di Filippo Farsetti vendono quasi tutto allo zar. Non abbiamo né questo miliardario dell'epoca in euro, diciamo Filippo Farsetti, fatto si abate per, per non essere non, poter non obbedire all'imposizione che gli aristocratici avevano, sapete, no, all'obbligo di. Eh, assolvere certe cariche pubbliche no, lui non aveva voglia di andare a fare l'ambasciatore mandavano di qua e di là e si è fatto abate e quindi è stato libero di seguire i suoi interessi però non si è fatto fare il ritratto oppure ne abbiamo perduto però abbiamo l'elenco, vedete quindi si sale dallo scalone e si entra in questo eh, nel portico, diciamo no, straordinario, e qui in questo piano c'erano 200 e passa sculture Calchi in gesso dei capolavori dell'antico. Quindi vedete la considerazione importante che si fa a questo punto è come mai questo neoclassicismo, no, teniamo questo termine, non funziona qua a Venezia? No. Eppure hanno i calchi e c'è anche lo, sto, lo statuario Grimani, no? Sappiamo nella libreria c'è quella collezione di sculture antiche dei Grimani dove ci sono gli originali greci, mentre a Roma hanno solo copie romane. È il clima che è decisivo, il clima culturale qui non c'è. No. E quindi ecco la, perché Roma diventa per l'ultima volta nella sua storia no, di città d'arte diciamo, la capitale mondiale delle arti. Dal mille, quando io, io parlavo di Canova ogni anno al corso perché facevo, rispettavo i dettati del Ministero, cioè facevo l'800 e il 900 nella parte generale. Non come molti colleghi che magari non lo fanno, ma adesso non posso dire male, non so cosa fanno, eh. però bisogna fare così. Quindi spiegavo che è molto facile agli studenti ricordarsi gli estremi del neoclassicismo. Prendete l'anno di nascita di Canova e l'anno della sua morte, quei 70 anni là sono l'età neoclassica, perché già quando Canova va a Roma nel 1779 il gusto neoclassico si sta già imponendo. Lui arriva, si potrebbe dire, no, in ritardo. Per fortuna che era Canova, è stato velocissimo a capire questo grande cambiamento. E no, ha fatto. Quindi si entra qui e si vede eh, appunto quello che si vede. Ecco il, il grande cambiamento di Canova: qual è? Quello che gli permette, sua nonna immagino, convince Pasino a Canova no, a vendere un campo. Vendendo quel campo a Possagno, cosa volete che abbia preso? Niente, secondo me. però gli basta Canova per sganciarsi da questo studio di Torretti, andare solo a metà tempo e l'altro metà tempo studiare, e allora comincia a frequentare l'Accademia. E l'altra cosa importante è che da Santa Marina si trasferisce qua, questo è il palazzo dei Fallieri. I Fallieri lo ospitano con temo e affitto, diciamo no, in una stanza senz'altro posteriore, va bene, però. La sua area di riferimento adesso non è più quella zona lì di San Giovanni e Paolo, ma è Santo Stefano, chiesa di Santo Stefano, chiesa di San Vidal, l'Accademia al Fonteglietto della Farina, e i nuovi studi che avrà nel chiostro di Santo Stefano e poi al fianco di Cacornel della Cagranda. Ecco, questo passaggio qua è decisivo, e sotto gli occhi di questi nobili qua, Fagliere, l'anziano Giovanni Fagliere, si dà da fare, lo aiuta in tutti i modi, gli presenta degli aristocratici che cominciano a daglie dei lavori dai quali guadagna va bene? e quindi comincia a risparmiare a ah, questo diario no, dove segna no, ho oh, comprato una cravatta, so, una, una camicia eccetera, mette anche i centesimi perché sta calcolando che appena ha finito questo tour de force, questo decennio, lui va a Roma, va bene? anche perché tra l'altro Antonio Deste a un certo punto è già andato no. e anche molti altri. Bene, allora vedete questo è il palazzo dei Faglieri e allora comincia a frequentare l'Accademia. Quando? Beh, guardate, è molto semplice. Questa petizione qui, che firmano gli studenti di protesta dell'Accademia perché hanno poco tempo per disegnare dal nudo, è, avviene, insomma, l'incartamento che è conservato al Correr ci parla di agosto del 74. Quindi lui, nell'agosto del 74... Frequenta già l'Accademia e sotto gli occhi di Mingardi, che è questo pittore amico di Faliere, e il senatore gli ha detto a Mingardi: guardalo un po' perché è bravo, eccetera, eccetera, si dà da fare, è così. E questo è un documento interessantissimo, perché questi ragazzi qua fanno una protesta ai riformatori di Padova che hanno il controllo dell'Accademia, e quindi siamo nel 1774. E c'è sia Fernando Antonioni, che dopo sarà un suo amico anche questo, anche se resterà a Padova, quindi le lettere no, che si scambiano, e Antonio Deste, che nel 77, due anni prima di lui, parte per Roma. Va bene. Qui l'altro elemento interessante è anche che Antonio si firma Antonio Canova, con l'accento sulla A. Quindi potremmo dire, il cognome era Canova, una variante dialetale di Canova, cioè Cantina no, di Canova. Però per fortuna diciamo, ha cambiato subito l'accento perché un conto è Caneva, Canova, un conto è Canova, eh. Canova dice anche Casanova, non so, dice qualcosa di bello, no? o una casa nuova, o ha una sonorità completamente diversa. Ecco qui fa, ehm, questa vedete è conservata all'Accademia perché eh, è, una, diciamo, è una terracotta piena che Canova fa e che è stata conservata. Dal, questo è il marmo degli uffizi, però, da Parsetti c'è il calco in gesso dei lottatori degli uffizi di Firenze, no? un marmo antico ma romano, copia romana di originale greco. e ehm, Adesso questo è andato rotto nelle braccia, così si può vedere che è una. Loro dicevano Creta cotta, tra l'altro, no? piena, e quindi è un modellato stupendo. Qui ha avuto solo il secondo premio, ma lui si lamenta no, nell'autobiografia che ha dettato non sappiamo chi è Roma tra il 4 e il 5 dell'Ottocento e diceva beh non ho avuto il primo premio, in effetti è una cosa meravigliosa questa coppia che ha fatto. Ecco, e adesso è arrivato anche il momento, quindi non è più obbligato a essere là nella zona di Santa Marina, dorme dai Falier, lo sappiamo anche dalle memorie, perché il figlio di Falier, Giuseppe, ha scritto queste memorie per servire la vita del marchese Antonio Canova, subito appena morto. E lui, questo qua era il suo amico, aveva gli stessi anni di Canova. Quindi, ah, quante volte al mattino, quando prima ancora di alzarmi, lui arrivava in camera mia e chiacchieravamo così. Eh, perché? Perché non è che partiva da Santa Marina per andare a salutare Giuseppe Pariani in camera, perché dormiva là dietro, no, in una sala del palazzo. E poi è lui che ci dà un'altra precisazione molto importante e dice... Fu allora che, dalla gentile condiscendenza dei religiosi agostiniani in Santo Stefano, ebbe a disposizione una stanza terrena nel chiostro interno dove ebbe vita l'Orfeo. Perché, come sapete, se siete mai andate all'Agenzia delle Entrate a pagare le tasse, penso di sì. No? Ecco, questo è il chiostro di Santo Stefano. Però, Santo Stefano ha due chiostri: questo meraviglioso, no? con questa parte interna, e poi ha ah, il secondo, che è questo qua. Ecco, questo chiostro è ancora più bello, perché è più riparato, lì non passa nessuno. No, poi tra l'altro erano i monaci, quindi erano... però un giorno sono passati degli spagnoli, forse dei monaci anche loro, e lì hanno attaccato Bottone con lui, che si era messo, è facile immaginare, magari qui sotto, come dice Tiberio Roberti di Bassano, il suo amico e il suo men, diciamo quello che gli trattava gli appari qua, con i parenti e possagno eccetera, dice, lì ha messo dei tavolacci, no? tra colonna e colonna si è riparato un po' e qui ha scolpito l'Orfeo no. ecco anche questo in particolare è molto importante se si cercano no, così anche perché questo eh, c'è anche in rete, si legge in mezz'ora eh, perché è molto breve, qui invece c'è una presentazione di Pavanello e anche un'introduzione di Roberto Pancheri sulla famiglia Fagliar che è stupenda perché ha ricostruito una roba meravigliosa però ecco eh, questo qua è diciamo, il, eh, Giuseppe Falier. Importante perché ha passato la, prima l'infanzia lì, eh, no, eh, qualche volta andava lì a trovarlo ai Predazzi nella villa di Asano. Si conoscevano. Pasino faceva delle, dei lavori per i Falier, e poi qui perché dice un'altra cosa importante: no, quando camminavamo per strada mi, ci, mi mostrava continuamente, guarda quel fabbro no, sotto sforzo, guarda che figura, guarda che muscoli, eccetera, cioè osservava continuamente la vita reale della città e dopo vedremo appunto perché. Va bene, comunque intanto eh, ogni ottobre tornava a Posagno a salutare i suoi nonni, eccetera, e là ha mm, scolpito la Euridice, va bene, su richiesta del conte Pagliere, che quindi gli ha dato anche un compenso, seppure poco, i Pagliere sono nobili, antichissimi, ma non sono ricchi. Però hanno questa villa così, ma se la passano un po' così. E quindi, più di tanto, Falier ha lavorato piuttosto nella rete di conoscenze per aiutare il giovane artista. E quindi, l'Euridice, che sapete dopo, dopo tanti decenni, però è arrivata a Correr, è scolpita là, a Possagno. Invece, l'Orfeo lo ha fatto qui, in, nel chiostro, appunto. Nel secondo chiostro, come per esempio, ecco, vedete, Giuseppe Fagliari è l'unico che fa questa precisazione delle tante biografie che sono state scritte, però nel chiostro interno, no? Mentre tanti altri magari dicono qualcosa. Ecco, Cicognara dopo dirà una cosa interessante che vi segnalerò. Bene, vedete, per esempio, Giuseppe Torretti, no? Nella prima metà del Settecento aveva fatto una Dapne che era nel parco della Villa Palieri e Pradazzi, che adesso non si sa dove è finita. No? E appunto, come vedete, eh, magari no, un ricordo anche da parte di Canova di questa figura in movimento, eh, perché ovviamente le figure in movimento erano molto apprezzate no? eh, nell'epoca. Ecco, poi nel, tra il 77 e il 79 scolpisce il suo gruppo, Primo gruppo in marmo, va bene? Purtroppo un blocco di marmo scadente, no? eh, così in grigiastro. Eh, peccato perché se questo fosse, fosse stato scolpito in marmo di Carrara sarebbe la scultura del gruppo scultore, uno dei più famosi del mondo, perché ha una complessità tale per un ragazzo di 22 anni no? che è incredibile. Ma qui ne hanno parlato moltissimo. Ecco, io l'unica cosa che volevo dirvi è appunto visto che Canova mostrava continuamente questi aspetti del lavoro, il suo amico Giuseppe Faliere, figlio del senatore, no? eh, si potrebbe ecco anche, ma questo, della mitologia di Dell'Aero Icaro, cosa c'è qua? Poco. Intanto è una scultura, eh, diciamo così, mh, fatta con materiali diversi, no? Perché c'è il marmo, c'è il filo di ferro e sono di ferro, di lamiera anche le ali di Icaro, no? Quindi è una composizione interessante, abbastanza moderna. E appunto su quel filo lì che, Cano, che Argan dice di lo spago, no? ma noi è meglio che mettiamo in evidenza che è un filo di ferro. No? E Argan ha scritto un saggio di 50 pagine, va bene? fondamentale per il riscatto diciamo, di quest'opera come architettata nello spazio. E, ehm, però, vedete, il tema non c'è, non ci sono riferimenti. Cioè, Appena si vede un'opera così importante, no? dopo quando va a Roma, cosa si dice? Beh, pensiamo a cosa ha guardato, no? E però non si trova, non si trova il precedente iconografico, la fonte visiva, diciamo, no? no? Sono molti dipinti sul Dedalo Icaro, ma non sculture. E quindi questo è molto importante. E ancora più importante direi che questo, come si vede dei particolari, non è il tema mitologico, è trattato in modo completamente nuovo, che dopo lui non si sarebbe mai più permesso quando entra nel clima neoclassico e sarà un fedele, anzi il migliore rappresentante. Perché qui sembra un po' uno scherzo. Questo anziano sta facendo uno scherzo, aspetta, adesso ti metto un filo, ti metto le ali, vedrai che dopo voli. Allora il ragazzo ride, lui lo guarda, sì sì, ho fatto un bel lavoro e questo qua, questo qua sembra un fabbro, anche lui, di quelli che no, faceva notare a Giuseppe Pagliere. Guarda quel fabbro, come lavora, come si piega. Se noi ci giriamo attorno... Quando andrete? Perché, appunto, adesso sulle opere dei musei, sia del Correr che della, delle Gallerie, stasera noi non ci soffermiamo. No? Va bene, queste sono sempre le Gallerie dell'Accademia, una terracotta patinata, ed è un Apollo che lui dona nel momento in cui, a 22 anni, gli propongono di restare, se resterà a Venezia, e di diventare un professore all'Accademia, un membro comunque dell'Accademia, ma lui rifiuta, diciamo, no, per fortuna, no, ha voglia di mettersi a insegnare e poi vuole andare a Roma. No, come forse da possagno voleva venire a Venezia dieci anni prima. Ecco, un altro aspetto importante della piazza San Marco è una zona importantissima anche, un posto importantissimo anche per Canova, perché tra l'altro lui diventa amico, non si sa come, no, dei Florian che hanno il caffè eh, famosissimo, già allora, no? E certo Canova non passava il suo tempo nel caffè che ma era diventato così amico di, amico di Francesconi che, quando poi è tornato tantissime volte a Venezia da Roma, no? faceva questi chilometri, insomma, 7, 8, anche 10 giorni di viaggio molto spesso. Andava a dormire dai Francesconi in Campo San Gallo nella loro casa. Poteva, di fatti i paglieri si lamentano perché non viene mai da noi. No, preferiva forse, così, aver dato un taglio a quella sua esperienza giovanile, eh, così, insomma, difficile da dire perché. Però non andava a dormire dai paglieri, dove magari aveva dormito così da giovane pagando questa piccola pigione, preferiva andare dai Francesconi e là, tra l'altro, è morto il 13 ottobre, al mattino alle 7, no, in quella casa là. Va bene. Però importante il Florian, la piazza, e poi in piazza, come sapete, c'era la festa dell'Assenza, dove c'era, veniva mh, messa in essere una fiera dove dentro a queste baracche c'erano anche delle esposizioni, cioè i pittori, gli artisti veneziani esponevano le loro opere. E lui ha esposto due volte da giovane, dentro, quindi, siccome stiamo facendo un elenco delle sue. Quante mostre ha fatto Canova no? in vita? Ecco, questa, queste sono le prime due. Nel 77 espone l'Orfeo che ha scolpito dentro nel chiostro interno di Santo Stefano. Nel 79 espone il Dedalo Icaro. Due successi straordinari. Soprattutto il Dedalo Icaro ancora di più, questo gruppo, no, con questa azione straordinaria e questa specie di favola, non è più un mito, quasi un racconto della realtà, uno scherzo possiamo dirla la parola quasi goldoniano no per fortuna non credo ci siano i grandi esperti di canova stasera qui perché è il rischio però io esco di qua da dietro dopo va bene e qua ci sono queste due occasioni straordinarie addirittura per la seconda no c'è un lungo articolo evidentemente a pagamento l'avrà promosso o qualcun altro o lo stesso no, eh, pisani moretta ehm, e' loggettivo, importantissimo, nel memoria enciclopediche dove si parla a lungo di questo suo gruppo, una cosa rarissima all'epoca, non ci sono i quotidiani come abbiamo adesso. No? E quindi questo è il dipinto di Gabriele Bella e questo è quello invece della, di Francesco Guardi e vedete questo allestimento è il nuovo allestimento della festa della Senza che viene... Um, diciamo, messo in essere a partire dal 77, va bene? Quindi, diciamo, Canova prende tutti e due queste occasioni e c'è un grande successo di queste sue due sculture. Poi però l'Orfeo torna, uh, torna ai Pradazzi di Asolo, mentre il dedalo Icaro, Pisani, che gli ha dato un guadagno, cioè Pisani gli ha detto ti do 400 zecchini, no. E quindi eh, cerca di fateli bastare e Canova ne avanza 100, quelli sono i soldi per il viaggio. Tra l'altro, quello di Canova è un viaggio che dura quasi un mese: eh. chi di noi si può permettere di fare un mese no, in viaggio in giro per l'Italia? Pochi, penso. Eh, pensate a questo ragazzo che a 22 anni fa questo viaggio e noi possiamo calcolare cosa ha visto nelle chiese di Venezia dal programma che si è fatto di viaggio, del viaggio in Italia, in ogni città dove va sa a colpo sicuro dove andare va a vedere questa chiesa, questo palazzo e così una cosa incredibile no? quindi pensiamo cosa ha visto a Venezia qua dentro aveva a memoria tutto quello che c'era va bene, e il dedalo Icaro dove lo fa? ecco, da anziano poi, cioè, poi Canova come sapete fa dei monumenti che costano talmente tanto che diventa uno degli uomini più ricchi d'Italia aiuta tutti i giovani artisti i parenti di Possagno, allarga alla grande no? sparge soldi dappertutto a fin di bene e così via, però pensa anche, ha anche una passione, è diventato collezionista di arte, anzi, e di cosa? Compra 500 disegni di Giambattista Tiepolo, interessante, no? E compra quattro vedute di Canaletto, tra cui una, adesso non guardiamo se è proprio questa, ma una di queste con, prende no, di mira Cacornero della Cagranda, con questo piccolo edificio qua, vedete? Questo. Ecco, là ha scolpito il Dedalo Icaro, è passato dal chiostro, dato così, bonnellamente, a un edificio che eh, prospetta proprio confine sul Canal Grande, quindi per questo blocco enorme del, perché pensiamo quando il blocco era intero del Dedalo Icaro, un blocco pesantissimo, è andato molto più facile portarlo là, lo possa dentro e poi portarlo alla festa della Sensa, anche molto facile. No? E quella baracca lì, che come vedete no, lì non c'è più, né quella nella Casa Bianca successiva, però qualcuno lo sapeva prima ancora del 1922, primo centenario della morte, perché in questo fianco qua, qui nel palazzo, c'è una grande lastra dove c'è scritto «Qui Canova ha scolpito il dedalo Icaro, bla eh, molmenti, non so chi possa essere stato ancora non l'ho trovato ma se qualcuno lo saprà se è stato più di me, però è interessante sapere che ecco qui per esempio tutti dicono i biografi tranne Cicognara e poi ha avuto lo studio, ha fatto il Dei dalo Icaro nei pres, nel, al traghetto di San Maurizio no, a San Maurizio c'era un traghetto e invece Cicognara dice, Leopoldo Cicognara presidente dell'Accademia, amico di Canova eccetera, e ha fatto il Dei dalo Icaro nei pressi di San Maurizio. In effetti, se noi entriamo per Cale dei Doge, del Doge no, a San Maurizio e quasi in fondo svoltiamo a sinistra, entriamo in quella zona lì dove adesso non c'è più niente e dove hanno fatto anche la sede della provincia lì a fine Ottocento, quindi cambiando totalmente. Però qualcuno aveva trovato le carte, speriamo di ritrovarle, perché hanno messo una lastra così, quindi hanno anche no. Ecco, quindi è importantissimo e è un caso? Direi di no. Che Canova abbia trovato proprio un dipinto di Canaletto dove si vede la casetta, lo studio dove ha scolpito il al Vicaro. Eh, queste sono cose che diciamo, ci danno un po' così di allegria a trovarle, no? a mettere in ordine. Ecco, questa è la situazione eh, così della, della Chiesa della Carità. Prima del... E questo è il campo San Bidanco, il cortiletto degli scalpellini, dove probabilmente no, questo quadro strepitoso anche questo di Canaletto con di là la carietà eccetera dove forse appunto anche Canova ha comprato il suo blocco per... Beh, questo è il Florian ma non c'entra niente, il Florian era Questa è la il Florian è rimasto intatto dal 1857 quando l'architetto Cadorin che insegna decorazione all'Accademia su richiesta dei proprietari lo ha rifatto e uno dei più grandi giornalisti che noi abbiamo avuto a Venezia nell'Ottocento ha scritto, proprietario anche della Gazzetta di Venezia, ha scritto una recensione per l'inaugurazione del 1857-1854. Adesso perdonatemi. E dice alla fine: Sì, bello, sì, tutto in gusto Renaissance, eccetera, no, quei dipinti di Giacomo Casa, eccetera, che adesso è venuto fuori, che era un bassanese tra l'altro. E dice: Però alla fine: Peccato però perché era bello il vecchio Florian, molto semplice, con le sue sedioline, così, punto. Bellissima, no? Ecco, Canova ha conosciuto quel Florian là, diciamo che era. Ecco, a questo punto um, Canova quindi è andato a Roma e però la prima committenza che ha importante da parte della Repubblica, anche l'ultima, perché siamo nel 1792 e lui la finisce nel 95 e dopo due anni, come sappiamo, finisce tutto, è la stele muore. Dopo delle grandi vittorie navali, l'ultimo capitano da mar della Repubblica, l'ammiraglio eh, Angelo Emo, no, muore improvvisamente a Malta. E quindi, là fanno grandi feste funerarie, eccetera, no? lo portano a Venezia e la, la Repubblica pensa di fargli un monumento. No? allora gli danno la commissione a Canova e Canova dice sì, lì c'è un po' di calma perché la Repubblica da qui si capisce che era un po' in difficoltà, non fanno un vero e proprio contratto. No. Però dicono, Canova nel 92 ha 32 anni, no, nel 92 ne ha 35, scusate, e è diventato famoso, ha fatto già due monumenti ai papi, uno a Santi Apostoli, uno in San Pietro. Clemente XIV, Clemente XIII, è diventato un artista famosissimo. È oberato di impegni, però questo lo accetta e pensa e fa un'idea nuova. No, siamo a Roma, nella capitale del nuovo classicismo. E lui cosa fa? Fa una cosa importante. Però è anche interessante che invece i parenti di Emo vogliono farsi un monumento per conto loro. Va bene. Ecco, qui si vede l'abisso che separa la situazione di Venezia da quella di Roma cioè, allora diventerà utile anche per il filmato vedere questi due monumenti uno finalmente dagli anni 60 è visibile a tutti, quello di Canova non occorre neanche entrare nel museo storico navale si entra solo dall'ingresso e dal 1960 e circa adesso il professor Menegazzo ha trovato tutto e ci darà questo piccolo contributo per gli atti e ha trovato anche una fotografia dell'allestimento precedente quello proprio per cui anche Canova è venuto a lavorare per collocarlo, di Malavoglia, e appunto allora quello di Canova è dentro, subito a destra, senza entrare nel Museo Storico Navale, nella Chiesa di San Biagio invece c'è quello commissionato dagli eredi, dopo aver cambiato due chiese, è finito là, e quindi sono a 5 metri di distanza, 10, e se è aperto voi vedete che lo scultore Giovanni Ferrari, Torretti anche lui, che ha tenuto lo studio... Dei torretti per ultimo, dopodiché, quando lui va a Roma si chiude no? e invece quello di Canova. Subito, però a Canova avevano detto: lo mettiamo no, nella sala delle quattro porte a Palazzo Ducale sotto il grande dipinto di Andrea Vicentino. E allora Canova fa subito una stele, intanto fa un'innovazione, cioè fa la prima stele neoclassica. Del neoclassicismo. Va bene, dopo lui le ripeterà anche lui e gli altri non ne parliamo. Però questa angelo è la prima. in più, siccome poi gli hanno cambiato le carte in tavola, hanno detto: no, ma Palazzo Ducale, secondo me, non gli è piaciuto il modello di Canova. Troppo nuovo, troppo moderno. No. E quindi gli hanno detto: no, non possiamo più metterlo qua e là. E allora Canova, tra l'altro, ha dovuto anche allargarla a questa stele, per quella più grande che ha fatto, la prima. Ed è strepitosa perché vedete l'abisso che separa i due è questo qua. Negli stessi mesi, pensate, no, nel 92, eh, Giovanni Ferrari Torretti, l'ultimo dei torretti diciamo, dello studio, eh, fa questa scultura qua, fatta in questo modo, con un gusto assolutamente attardato, no? quasi un gusto anche inglese, con questo ehm, Angelo Emo vivo, parlante, no? con tutti gli attributi del suo comando, ehm, addirittura proprio sta, sta colloquiando, no? sta parlando come certi monumenti, anche cinquecenteschi, diciamo, di questa tipologia, ma con una raffinatezza. Qui c'è un lavoro, questo non è stato un grande artista, però un artigiano di quelli sublimi, no, che ha bisogno, se è aperta quella chiesa, ogni, bisogna informarsi meglio, noi dovremmo saperlo, perché siamo tornati così a rivederla, vale la pena di vedere questi due monumenti in contemporanea perché qui in mezzo a queste due sculture fatte negli stessi mesi passa un secolo minimo di gusto, no? se no addirittura un secolo e mezzo. Canova invece vedete fa questa lastra nuda spoglia no? con il busto, gli hanno mandato il calco del viso, mentre ehm, Ferrari. Ha presente le, le incisioni no, che erano state per lui, sì, che si era fatto ritrarre Emo no, e quindi non ha avuto dubbi, è stato facilissimo per lui, è molto somigliante. Invece, Canova gli mandano il calco da morto. diciamo. No. Quindi, fa una scultura appunto essenziale e con ehm, l'incoronazione così da parte di una figura angelica e la figura della fama no, o della storia che scrive appunto: Angelo Emo, immortale sotto le batterie che lui ha inventato per attaccare i, così, gli avversari nelle navi no, in mare aperto e vedete qui proprio c'è la nudità neoclassica, no? quella nudità che avete visto nel, nell'Euridice e nell'Orfeo, no, non c'è più quella complicazione di vestimenti, di drappi, di drappeggio che c'è nelle sculture dei torretti, sono già spoglie queste e questa poi non ne parliamo, quindi questa non gli è piaciuta di sicuro. Va bene, qui ai committenti, e allora dove la portano? Eh, la portano all'arsenale. Ehm, quindi Canova si arrabbia e dice appunto, no, lì c'è la sua frase famosa che dice, ah sì, ve la leggo perché, per dire, no, dato che non sa scrivere, no, secondo tanti, che l'hanno ripetuta anche ultimamente alla radio, anche questi amici di Radio 3 però potrebbero un po', no, essere un po' più preparati, no, e, perché insomma non, non è bello sentire certe cavolate così alla radio. Un attimo, solo eccolo qua. E allora dice, li comunicano che non la metteranno più lì a Palazzo Ducale. A parte che sotto l'Andrea Vicentino là, proprio non ce la e vedevo. La... No, no, no. E allora dice, ah sì. E allora dice, dunque... Allora se mi fanno arrabbiare ancora di più, vi cambio la testa e vi metto quella della povera nonna che tanto ha faticato per allevarmi nei miei primi anni e dopo morta la può diventare generalissima. Ecco, questo sarebbe uno che non sa scrivere, no? Oh, che poi le lettere sono piene di queste battute, sono delle lettere in, in dialetto con un inglese che era a Roma, che ha imparato anche lui il dialetto veneziano, che sono robe oh, da, ma che goldoni, ma qui siamo super, va bene, insomma, comunque è così. E questa scultura, quindi questa è l'unica scultura che noi abbiamo in marmo, no, di tipo monumentale, di Canova a Venezia, perché adesso noi non abbiamo tempo, però l'altra parte che leggerete negli atti se avrete voglia, riguarda appunto la vicenda. Come, quante sculture sono arrivate di Canova a Venezia e quante ne sono rimaste? Pochissime. A parte quelle dei veneziani che le hanno donate, no. ma di marmo, diciamo, abbiamo solo l'idea della Vicaro. Questa, no, che dopo ha avuto anche problemi a farsi pagare, della serenissima. Forse qualcuno al Senato avrà detto, ma questo qua l'abbiamo mantenuto tre anni a Roma. No. l'abbiamo fatto diventare famoso e vuole anche essere... No, perché altrimenti non si capisce come mai non abbiano pensato di pagarlo. No, perché anche solo il trasporto diciamo, di una roba così no? da Roma è una cosa costosissima Va bene. e allora gli danno una pensione che dopo farà anche fatica con tutti i cambi di potere a Venezia, fatica a riscuotere gli danno una pensione mensile e quindi lui ci tiene molto a quella come base anche se non gli serviva più, però era un punto così di, di orgoglio diciamo, del, dell'artista per esempio alle gallerie non abbiamo Marmo di Canova no, abbiamo solo Gessi eh? e a Correra abbiamo idello di Icaro, perché i parenti di Pisani, no, l'hanno regalato. Quindi eh, tutti poi quelli di, di collezione privata, il primo questo qua, di questo benedetto Mangilli, no, che è sepolto ai santi apostoli, si è andato indietro, adesso non so se l'immagine. Va bene, Mangilli qua teneva la ebe che io propongo adesso dai, agli esperti canoviani più di me, eccetera, eccetera, di cambiare il titolo e chiamarli anche psiche mangili. Questo qua l'ha comprata a poco, perché Giuliano arriva allora questo omaggio al grande benefattore come Paliere, a Girolamo Giuliani, che lo ha tenuto là tre anni, gli ha comprato il marmo per fare il teseo sul Minotauro, va bene che è la scultura, che è la prima scultura neoclassica che abbiamo in Italia, va bene, è la prima di Canova. E Canova, dopo i gessi che gli ha regalato così per il suo studio di Padova, la sua casa di Padova, Giuliano gli fa una sorpresa e gli manda una psiche in marmo. Però, ora che arriva questa psiche, proprio pochi giorni prima che arrivi, arrivi la psiche a Venezia, per Giuliano, Giuliano muore. No. E allora, i parenti di, stranamente, i parenti di Giuliano non la vogliono, probabilmente per non pagare la grande cifra del trasporto. No. E quindi si fa avanti i e per poco la compra. E però Mangilli dopo un po', quando nel 1807, questo signore qua, eh, no, eh, con questa capigliatura moderna come l'ha fatto Luigi Pizzi, qui, questo scultore il primo qui in accademia, eh, la vende a Napoleone, il quale la, vende, la cede ai suoi parenti e dopo è finita a Brema. Per cui eh, questa opera importantissima in marmo, l'abbiamo persa così. Però quando abbiamo parlato di fare il convegno, eh, appunto con Camillo, dopo una settimana ci è arrivata una foto da a Brema appunto con la psiche e a Camillo era andato a Brema a fotografarla non so se è andato a fare solo quello io direi di sì e non... no. è andato a Brema a fotografarla, eccola qua quindi quel marmo lo abbiamo perso però abbiamo appunto questi mh, spettacolari sale al Correr adesso appunto rimesse in ordine da Andrea Bellieni che tra l'altro ha fatto una scoperta importante che ha, di cui ha riferito qui al, al convegno di cui, che, di cui leggerete appunto. Il dedo Icolo finisce non sulla facciata, impossibile collocarlo in una nicchia qui dentro al portico di Palazzo Pisani, no. e là però resta fino al 1875. Dopo gli eredi lo danno in, in deposito alle gallerie. Dopodiché, nel 1923, decidono di lasciarlo alla città di Venezia perché il Correre insomma, è il museo della città no? e quindi. Però peccato perché dentro là è in ombra e quando Goethe viene nel viaggio in Italia no, nel 1786 avrebbe anche potuto vederlo, il gruppo però no, non ne parla, va a vedere Palazzo Pisani ma non dice niente del gruppo al quale magari, magari lo ha sfiorato, ma in ombra no. e certamente non lo ha riconosciuto come una scultura neoclassica. Va bene, però insomma ha avuto una storia tutto sommato importante. Ecco, ecco questo invece è la stele che Canova fa a Giovanni Paglier, al senatore, questo suo benefattore importantissimo, che poi gli eredi si tengono per casa, eccetera, prima i predazzi, poi la Porta di Venezia, che finalmente poi donano. No. E, che, eh, e lui di fatti aveva pensato, spero di metterla, diceva, no, al Santo Stefano, dice Canova in una lettera, perché è là, è là che io ho fatto... Eh, la mia prima scultura, il Teseo, insomma, no, la dice così. E in effetti è finita là, fino a qualche anno fa era nel fianco sinistro della chiesa di Santo Stefano, proprio pareva che quasi l'avessero fatto apposta, era appoggiata sul fianco sinistro della chiesa. E se noi pensiamo al di là del muro, no, là in fondo aveva fatto la sua prima scultura. Invece adesso, ma sempre in un posto importante dentro nella sacrestia che è diventato un museo lapidario lì della della bellissima chiesa di Santo Stefano e qui gli ha fatto un ritratto, vedete, eh, straordinario a questo anziano signore che no, forse non ha neanche fatto tempo a vedere appunto questa scultura, ma dice una lieta, gli faccio questa improvvisata in mano una Stefano, vabbè, è comunque un ritratto stupendo eh, perché appunto quando fanno la ritrattistica i neoclassici, per quanto idealizzata, però hanno a volte un realismo che è una cosa straordinaria. No? che tanto più si nota perché contrasta con il bello ideale del resto, magari no, della lastra nuda, della figura allegorica piangente. Ecco, qui invece, questo è il Palazzo Treves, io sfido appunto eh, così la sorte, e vi dico che dentro a questa sala qui, dove mh, sono state costruite apposta, questa parte è stata abbattuta e sistemata apposta per poter ospitare, ospitare nel 1880, 27 e 28, i due colossi del e Aiace, ecco, questi sono gli altri due marmi che abbiamo a Venezia, però è difficile vederli, è una casa privata e il conte appunto Treves quella volta ha fatto costruire solidissima questa sala, perché questi sono due colossi dal peso micidiale, e però la Marchesa appunto quando ha voglia e ti ospita volentieri la fa girare con un dito perché questi sono posizionati su delle vuote sotto noi e quindi con ditarello la gentile signora appunto li fa girare. Ecco qui quando l'imperatore Ferdinando I viene in visita, allora questo è un luogo che visita e eh, per esempio anche nel 1838 anche le gallerie mettono dei gessi importanti di Canova all'ingresso, quando l'imperatore entra vede Canova, no. a proposito di sfortuna canoviana, nell'Ottocento no, nell'Ottocento non c'è assolutamente non esiste e si vede appunto da tante di queste circostanze e Giuseppe Borsato che per quel palazzo ha disegnato come i moderni architetti o designer perfino le posate, le ceramiche i mobili e tutto no? per cui entrare in quel palazzo significa entrare nel secolo XIX va bene? Perché sono i dipinti di Aies, di Riparini e così via una cosa strepitosa va bene, questo è l'allestimento storico del Correr questo è il ponte Tron o della Piavola, così si chiamava prima di, che fosse trasformato in questo ponte grande, era il ponte appunto della, no, di una pupattola così, era piccolo come vedete da eh, queste immagini vecchie, no? soprattutto quelle di sinistra, lì è stato fatto il più grave sventramento nel centro storico per costruire il bacino, realizzare il bacino seolo e quindi sono state modificate, anche beh, a fine 800 i francesconi non c'erano più, e noi, un'immagine della casa di Francesconi dove è morto Canova, facciamo fatica a trovarla, però penso che la troveremo. Indagano per bene all'Archivio delle Celesti, appunto, quando hanno fatto. Però abbiamo almeno, vedete, il... dal Paganuzzi l'iconografia delle 30 parrocchie del 1821. però la pianta è rimasta quella: la piccola chiesetta oratorio di San Gallo, il campo, e questa è la struttura della casa. No, dei Francesconi e in effetti Canova è morto in questa finestra qui, in una camera che dava in... e giustamente la lapide l'hanno messa sotto alla finestra dove lui è mancato il 13 ottobre 19... del 1822. Ecco quindi. Ehm... E poi un'ultima cosa così interessante e simpatica, se volete. No, dunque, qui abbiamo l'unico ritratto a figura intera in scultura di Canova che è stato fatto da quel Giovanni Ferrari, no che ha preso in mano lo studio dei Torretti quando c'era ancora la Canova, Canova con lui resta qualche mese, ma aveva voglia di andare via, è venuto via. Dopo Giovanni Ferrari viene incaricato da questo Antonio, Marcantonio Cappello, è l'ambasciatore che va, per ultimo, diciamo, non come ambasciatore, ma forse anche, va bene, insomma, che va a Roma e conosce Canova e crea. Acquista da Canova una serie di gessi importantissimi, di calchi, su cui, appunto, Andrea Bellini ha trovato adesso la soluzione, dove erano e quanti erano e così via. No? Questo si riesce a fare questa cosa eh, sei mesi prima della, della caduta della Repubblica, e ehm, poi, da, ehm, vedete, nel 1996 siamo da Marcantonio Cappello, che si era innamorato di questa attività di Canova, gli fa fare, eh, si fa fare il ritratto. Però mette Canova in piedi che sta scolpendo il suo ritratto. Quindi, questo Imprato della Valle è una scultura incredibile, anche questa è un po' goldoniana, direi non so se contro lo voglia, ma sembra che gli stia martellando sulla testa. No? Però noi abbiamo così un ritratto veritiero, perché tutta la ritrattistica canoviana, no? l'iconografia si dice, è una cosa spaventosa. Ognuno questo Canova, a parte il grande pittore inglese ma tutti gli altri, sembrano tutti ritratti di persone una diversa dall'altra. Ecco, qui abbiamo invece un bravo scultore, questo Giovanni Ferrari, no, che fa l'angelo eh, Emo disteso, lì parlante, colloquiante, che lo ritrae, quindi questo è un ritratto importante, poi è l'unico monumento che è stato fatto, vivente l'artista in più, no, con, a figura intera. Poi appunto i monumenti di, di Canova saranno diversi e giustamente non... Ecco, quindi eh, questa è la casa di Teodoro Correr, questo è Teodoro Correr che invece no, non ha fatto come gli eredi parsetti, ha donato tutto alla città, un patrimonio immenso, tra cui anche, adesso sappiamo, no, da Andrea Bellieni che è intervenuto qua, aveva acquistato... Eh, prima della morte di Canova, una terracotta rara di Canova, di quelle piccole, che adesso tra l'altro c'è da tremare, ma noi insomma scongiuriamo eh, perché vanno quasi tutte a New York, no, una grande mostra delle terracotte canoviane. Mi domando, ma a Venezia non si poteva invece fare la mostra delle terracotte canoviane che sono grandi così? Certo costeranno per l'assicurazione del trasporto, ma comunque... Si potrebbe anche fare la proposta a chi le presta negli Stati Uniti no? tanto di fare magari in 3D un bel calchetto che non si sa mai e dopo di fare la mostra qui. Intanto l'anno canoviano non finisce mai perché c'è no, quello che sappiamo che tira avanti il più possibile. Grazie, scusate. Grazie Nico. Devo sentire. Devo sentire. Allora, a me rimane una curiosità. Hai parlato dieci anni, è stato qui e ci hai presentato questo itinerario straordinario dove poi ciascuno di noi ha recuperato pezzi di memoria. Sì, là lo conosco, ci sono stato, è stato bellissimo. Poi arriviamo alla morte: perché muore a Venezia? C'è qualche cosa che. In... Hai detto che va avanti e indietro con Roma eh, spesso. No, no, no. Ma no. c'è stato un motivo per cui in eh quel certo. periodo proprio si trovava Venezia? Eh beh, il, mo il motivo è che no, viene su quasi ogni anno gli ultimi anni perché vuole vedere i lavori del Tempio. Quindi Canova, no, attenzione, è uno degli uomini, è l'unico borghese, no, perché una persona è come noi, Canova, non è né nobile, né niente, no, è un borghese che ha fatto un Tempio, l'unico che ha fatto un Tempio come facevano gli imperatori, i principi, eccetera. Lui, sì, L'unico, a spese sue, No, E quindi dopo, ecco, se lui non fosse morto, avrebbe guadagnato tantissimo con le ultime sculture e non sarebbe stato necessario, come ha fatto l'abate, per finire i lavori e costruire la gipsioteca, vendere la collezione strepitosa, 500 disegni di tepio, 4 canaletto, dipinti antichi del 500, strepitosi. Ah, sì, ci sarebbe la coda a Possagno. No. Però è andata così, va bene, ma lui in più qui ha due medici di cui si fida, Aglietti e Zannini. Quindi, e si fa visitare immediatamente, Aglietti va a Possagno in corsa, però non c'è più niente da fare, quindi questi sfortunati medici hanno potuto solo... E quindi qua, vedete, Antonio d'Este subisce un appronto, diciamo, perché l'abate fa un testamento, Canova sta morendo, no, fa un testamento cosiddetto non-cupativo, no, presente Cicognara, presente il fratello, l'abate Sartori, no, e un altro paio di... Eh, e fanno il testamento non occupativo, cioè dicono loro quello che gli passava per la testa Canova, cioè tutto alla bate. Quindi Antonio Deste, che lo ha aiutato per 30 anni, per 40 anni nello studio di Roma, non si vede assegnato niente, mentre sicuramente Canova gli avrebbe lasciato qualcosa. In invece, invece Deste lo fa lui il grande omaggio a Canova e scrive la biografia di Canova che poi sopra un nipote la pubblica. No, E siamo ancora in cerca di una biografia importantissima, e siamo ancora in cerca della seconda parte di questo volume che non è stato pubblicato. Dove c'erano gli incartamenti, erano, dovevo pubblicare tutti i documenti. Eh, chi trova quello trova un bel tesoro. Quindi, avvisate, Camillo, che dopo. Eh, io vorrei anche ricordare, scusate, perché nel convegno, e anche questa sera da te, in questa dottissima relazione, non avete ricordato un signore, si chiama Zoppetti no, certo, ah, sì, certo. questo signore sì. era un venditore di commercianti di stoffe sì, sì. che muore a Venezia nel 1849 muore di, del morbo del colera alla Giudecca, che aveva la sua casa in Santa Sofia e che è stato quello che ha raccolto tutta una serie di memorie canoviane sì. Gli strumenti, la, la, la maschera funebre, oh, no, certo. eh, disegni e, e tante altre cose che poi sono passate al museo certo. Correr. Ecco. Eh. Eh, non ha lasciato opere importanti, anche perché non aveva le possibilità economiche, oh, certo. ma proprio le memorie che potevano essere raccolte e che, e che è andato anche a comprare a Roma. Cioè aveva un corrispondente a Roma e quando il, lo studio di eh, Canova è stato abbandonato dall'artista per la sua morte, lui ha comprato le cose che c'erano dentro, proprio gli le, le cose con le quali Canova lavorava. Sì, sì, ma volevo dire due parole, ma no, adesso è tardi. Quindi... No, no, ma è tra, tra cui anche quell'armadio lì che certo, vedete che è stato ricostruito certo, certo. da poco al Correr proprio... eh, no. e ci sono dentro le cose raccolte da questo. Signor Zoppetti. Ma quello è proprio l'Ottocento, no? Quell'insieme là è proprio sì. lo spirito dell'Ottocento, delle reliquie, Le delle reliche. memorie, cioè è importantissimo, ovviamente. Sì, Bene, sì. noi ti no, ringraziamo no, naturalmente. E... Oh, no. e il corso, la prossima settimana, mercoledì 23 di novembre, eh, prosegue con un intervento di Fabrizio Malachin che è il direttore nuovo direttore dei musei civici di Treviso, quindi per noi sarà anche un'occasione per conoscerlo, è già stato qui per il convegno canoviano, che ci parlerà su Antonio Canova, classico e romantico. Buonasera a tutti, grazie.